l'oppressione di un esercito straniero che teneva Milano chiusa in un incubo dal quale sembrava non potesse mai più risvegliarsi. La rabbia, la rivolta di un popolo contro gli austriaci. Su M2O Real Trust. Il racconto di una storia. Una storia vera. Una storia vera. A tempo di musica. A tempo di Roberto Molinaro. Posso farle una domanda in privato? Una storia vera, raccontata in un'ora, a tempo di Roberto Molinaro. Dalla penna di Michele Diomaiuta. Gli eventi della storia spesso si sono sviluppati in circostanze tanto turbolente da lasciare un segno profondo nella cultura popolare di un intero paese. Quando infatti nel gergo comune viene usata l'espressione "ci fu un 48" per indicare una situazione di grande caos generale, altro non è che una reminiscenza delle gloriose 5 giornate di Milano che si svilupparono appunto dal 18 al 22 marzo del 1948. Dopo oltre un secolo e mezzo da quella insurrezione dei cittadini del capoluogo lombardo contro l'esercito austriaco, quella vicenda certamente resta tra i fatti più avvincenti di tutta l'epoca risorgimentale. Ma cosa avvenne di così eclatante a Milano in quell'ormai leggendaria primavera? Giornate di Milano, una favola italiana. Milano era stretta nella morsa degli austriaci che detenevano il comando di tutti i settori. La cittadinanza inevitabilmente percepiva quell'occupazione come un periodo destinato a terminare con qualche insurrezione.
L'attesa di una rivolta ogni giorno aumentava e contemporaneamente diminuiva da parte dei milanesi la capacità di frenare quel profondo stato di ira che ormai li opprimeva in modo sempre più caustico. Milano era stretta nella porta degli austriaci. Chi avrebbe preso l'iniziativa per organizzare un piano destinato a scacciare gli austriaci? Segretamente, molti cittadini iniziarono a discutere per tentare di trovare l'uomo, l'eroe, che avrebbe dovuto liberare Milano. You like it? È una storia vera. I like the bass. It's catchy. You like it. This is the hook. Now for the quiet part. Let's break it down to a kick drum. Now you should notice the dance floor is reacting. Look up from your decks, look at the audience. It is important to show that you are alive. Il capoluogo lombardo nel 1948 era abitato da cittadini appartenenti a diverse classi sociali. Pur non avendo ancora assunto quell'identità di metropoli industriale che ora conosciamo, Milano era una città nella quale convivevano i vari ceti, in quanto rispetto all'entroterra poteva comunque offrire delle opportunità. Il fatto che gli austriaci si fossero impadroniti di quella città in grande crescita economica e culturale non poteva essere più tollerato. E fu così che, pur non avendo individuato un singolo uomo guida, contadini, studenti, nobili e proletari milanesi raccolsero le armi che avevano nascoste in casa per mettere in atto un assalto che avrebbe comportato altissimi rischi. Cause my flavor's so sweet, you be zoom, zoom, zoom. Don't even get me started on my bada boom, boom. One left, one right, that's how I organize them. You know I fill my cups, no need to supersize them. Right now you're probably thinking how she getting them jeans. Well, I'm gifted all natural and immersed in the scenes. With the cold.
she moves on. I'ma kick ass all the way to Hong Kong. Make the balls bounce like a game of ping pong. Konnichiwa, bitches from Beijing to Saigon. Got nothing on me, cause you know you the bum. Dumb, diddy, dumb, diddy, diddy, dumb, dumb. We Quell'esercito segreto di milanesi preparò il piano d'attacco con una meticolosa genialità degna di un esperto gruppo armato. In realtà quegli uomini, pur non essendo dei soldati, avevano una spinta straordinaria a tramutarsi in dei rivoluzionari. Era la rabbia verso gli austriaci nei confronti di un esercito che aveva tolto qualsiasi forma di libertà ai milanesi. Il tutto, però, non poteva avere inizio con una palese dichiarazione di guerra agli austriaci. L'esercito sarebbe stato in grado di distruggere qualsiasi organizzazione di cittadini armati in poche ore. La soluzione, quindi, venne colta con una astutissima intuizione. È una storia vera, 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 vera. E altri argomenti. Il risorgimento. La storia, le testimonianze e le immagini della nostra epopea risorgimentale. Il risorgimento. Domani a 12,90 € in più con Repubblica o l'Espresso. I cittadini di Milano, pronti ad insorgere contro gli oppressori austriaci, sapevano di essere come Davide davanti al gigante Golia. Tennero conto della loro condizione di inferiorità sul piano dell'organizzazione bellica. Usare sin da principio la forza li avrebbe visti sconfitti in breve, e così decisero di affidarsi alla scaltrezza e prepararono una finta manifestazione pacifica per protestare contro gli austriaci. In Corsia dei Servi, che attualmente si chiama Corso Vittorio Emanuele, i milanesi chiesero la libertà di stampa e la liberazione di alcuni detenuti politici. La manifestazione sembrò essere innocua all'esercito occupante, ma in realtà si trattava di un tranello. Okay.
La protesta, all'apparenza non violenta del popolo milanese, veniva sorvegliata a vista dalle truppe austriache. Molti soldati erano così sereni che mentre i cittadini manifestavano fumavano placidamente dei sigari. Non potevano immaginare che di lì a qualche istante sarebbero caduti in un'imboscata. Fumavano placidamente dei sigari. Il corteo di protesta si avvicinò al palazzo del governo nel quale si trovavano gli austriaci. Nonostante questo, però, i soldati sembravano non preoccuparsi. La rivolta scoppiò come un ordigno, improvviso, lasciando gli occupanti sbigottiti e terrorizzati. Terrorizzati. Storia del Risorgimento, quello studente di teologia, tale Gian Battista Zaffaroni, che con una sua iniziativa diede il via all'assalto del popolo milanese. Tale Gian Battista Zaffaroni. Quel ragazzo energicamente afferrò con decisione un affilatissimo coltello e aggredì una guardia. La folla di manifestanti, presa dall'odio verso il nemico ed eccitata da quella aggressione come in preda ad un demone, iniziò a spingere sempre con maggiore forza. I soldati austriaci, che non attendevano quella rivolta, non riuscirono ad opporre alcuna resistenza e vennero travolti dai milanesi rabbiosi. La prima
delle 5 turbolente giornate di Milano era iniziata. Saperne di più su questo e altri argomenti. Il Risorgimento. La storia, le testimonianze e le immagini della nostra epopea risorgimentale. Il Risorgimento. Domani a 12,90 euro in più con Repubblica o l'Espresso. Giornate di Milano, una favola italiana. Una storia vera, 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 vera. A tempo di Roberto Molinaro. Il Risorgimento è stato una sorta di doloroso parto per far nascere l'Italia. Come una donna in gestazione, la penisola in quei decenni sopportò sofferenze e continue metamorfosi. Senza però quei patimenti e quella resistenza di chi credeva in quel sogno di dare vita ad un nuovo paese, oggi certamente l'Italia non esisterebbe. Il Risorgimento è stato una sorta di doloroso parto per far nascere l'Italia. Le 5 giornate di Milano segnarono uno dei momenti di maggiore difficoltà in quel complesso processo di mutazione, ma furono anche la testimonianza più incisiva per dimostrare che l'idea di fondare l'Italia ormai era entrata nell'immaginario popolare di una società che voleva diventare una nazione indipendente. If I could just sight the sinner inside and keep him denied, how sweet life would be if I could be free from the sinner in me. I'll never be a saint, that's not a picture that your memory paints. Not renowned for my patience, I'm not renowned for my restraints. But you're always around, you can always be found to pick me up when I'm on the ground. If I could just sight the sinner inside and keep him denied, life would be if I could be free from the sinner in me. I'm still recovering, still getting over all the suffering. More known for my anger than for any other thing. But you've always tried to be by my side and catch my fall when I start to slide. If I could just sight the sinner inside and keep him denied, how sweet life would be if I could be free from the sinner in me. I'm still recovering, still getting over all the suffering. More known for my anger than for any other thing. But you've always tried to be by my side
Per saperne di più su questo e altri argomenti, il Risorgimento. La storia, le testimonianze e le immagini della nostra epopea risorgimentale. Il Risorgimento. Da domani, il primo volume. A 12,90 € in più. Con Repubblica o l'Espresso. Le 5 giornate di Milano. A tempo di Roberto Molinaro. Ormai, la rivolta dei milanesi era in atto. Vicino al ponte di San Damiano venne eretta la prima delle ben 1600 barricate utili per i cittadini a difendersi dall'assalto degli austriaci. Gli uomini di comando dell'esercito occupante, come Radetzky, quando furono informati di quanto stava accadendo in principio, restarono increduli. In molti pensarono che si trattasse soltanto di uno scherzo, ma la rivoluzione della città ormai era sempre più dilagante tra le strade di Milano. Ormai la rivolta dei milanesi era in atto. Ci fu un improvviso sentimento di unione contro quel nemico tanto detestato e sembrava che quei cittadini fossero già la prova inconfutabile che una nazione stava nascendo. Ma gli austriaci erano pronti a vendicarsi. I look in the mirror and I hate what I see. I wanna be model, posing as me. My mirror is watching me trapped in the screen. Got to open this window, let reality in. I look in the mirror, what I see must be me. A silicon sex pet, a scene on TV. My designer's body, it's my big brother's mind. Love me or hate me, just watch. Dionisiaco tra follia violenta ed ebbrezza, comparvero i cannoni degli austriaci. Lo scontro con il popolo fu spietato. Le truppe riconquistarono Palazzo Reale e il Duomo e poi continuarono la loro marcia con la certezza di reprimere quella rivolta in poco tempo. Ma non avevano fatto i conti con le donne. Le milanesi, infatti, diedero il loro contributo alla battaglia gettando acqua bollente sull'esercito austriaco, che fu costretto a ritirarsi tra le urla di terrore dei soldati ustionati. Intanto il comando dell'insurrezione trovò una sede in una delle vie più rappresentative di Milano, via Monte Napoleone.
5 giornate di Milano. Una favola italiana. Immaginare una città in uno scenario da incubo come appariva Milano durante le 5 giornate può anche essere entusiasmante. Tutto, infatti, nel capoluogo lombardo era in subbuglio. Gli austriaci sventrarono le case per marciare più agevolmente. Può anche essere entusiasmante. Uno dei rivoluzionari si arrampicò sul Duomo, realizzando un gesto di straordinario valore simbolico. Su una guglia piantò il tricolore italiano e la folla venne presa dall'adrenalina. Ormai tutti sapevano che gli austriaci avevano vita breve nella città e che Milano, dopo una dura oppressione, stava per ritornare al popolo. Le testimonianze e le immagini della nostra epopea risorgimentale. Il Risorgimento. Da domani il primo volume. A 12,90 € in più. Con Repubblica o l'Espresso. Sfidò i proiettili austriaci con un coraggio che poteva apparire come pura incoscienza. Ma il popolo di Milano era spinto a liberarsi da quella intollerabile oppressione. Molti rivoluzionari persero la vita, ma gli austriaci si ritrovarono asserragliati in una città che era pronta ad esplodere pur di scacciarli. Le notti vennero illuminate da migliaia di incendi. Nell'ambito di quelle 5 giornate, Milano non fu mai buia durante le ore notturne. Il contesto da inferno dantesco sembrava non potesse avere fine,
se non con la resa dell'esercito occupante. Coinvolse anche alcuni preti, cosa abbastanza rara nella storia. Aprirono le porte delle chiese ai rivoluzionari e gli lasciarono suonare le campane per 2 giorni ininterrottamente. Cosa abbastanza rara nella storia. Si trattava di una circostanza unica che stava a testimoniare il segnale di rivoluzione ancora in atto. Davvero tutti i cittadini, ispirati dal disprezzo verso i prepotenti austriaci, vollero dare il loro contributo per la riuscita di quella rivolta. Persino i Martinit, i bambini dell'orfanotrofio, furono utilizzati dai rivoluzionari per comunicare tra una barricata e l'altra. Per saperne di più su questo e altri argomenti, il risorgimento, la storia, le testimonianze e le immagini della nostra epopea risorgimentale. Il risorgimento, da domani a 12,90 euro in più. Con Repubblica o l'Espresso. Con Repubblica o l'Espresso.
Le cinque giornate di Milano. Una favola italiana. Quelle prime quattro giornate di rivolta per i milanesi trascorsero in un sentimento univoco, tra la fame di scacciare il nemico e il terrore di improvvise rappresaglie. Oggi la storia ci permette di conoscere come andarono gli eventi, ma per tentare di comprendere realmente quale fosse la disposizione d'animo di quei cittadini, dovremmo provare ad immedesimarci nella loro condizione. Per i milanesi, infatti, quella rivolta sarebbe potuta durare mesi o anche poche ore, ed il tutto, in caso di fallimento, avrebbe provocato certamente un inasprimento delle leggi imposte dagli austriaci. Come si svolse quindi quell'ultima decisiva giornata? Lo scopriremo dopo la pubblicità. Le cinque giornate di Milano. Una favola italiana. Il Risorgimento, da cui è poi germogliata l'Italia, si è svolto in particolare in tre città che dalla fine del 1700 e per oltre mezzo secolo hanno rappresentato il carburante vitale per quel complicato velivolo di sogni che era l'ambizione di far decollare realmente il progetto di fondare una nazione. Le tre città protagoniste del Risorgimento sono certamente anche una testimonianza del carattere tipico dei propri cittadini. La prima è Torino, con i suoi abitanti così vicini alla Francia e quindi pronti ad accettare le grandi rivoluzioni culturali. La seconda è Napoli, metropoli storicamente abituata a resistere alle pestilenze e alle dittature con una rabbia quasi animalesca che gli permette di continuare ad inseguire i propri sogni. Infine c'è Milano, con i suoi cittadini pronti a tutto pur di difendere quanto hanno costruito con anni di duro lavoro. Le cinque giornate sono una prova perfetta del carattere più autentico dei milanesi. E l'ultima giornata fu davvero memorabile.
pericolosa, era destinata ad entrare nella storia come l'ultima fortezza improvvisata nella quale si accamparono gli austriaci assediati dal popolo milanese. Il maresciallo Radetzky capì che l'assalto dei cittadini contro le sue truppe gli imponeva un'unica scelta: far ritirare i suoi soldati e gettare la spugna come un pugile incapace di reggersi in piedi. Unica scelta, unica scelta, unica scelta. Erano bastati 5 round, 5 giorni ai milanesi per mettere al tappeto quegli odiosi soldati. La ritirata però non fu un momento sereno. Per 6 devastanti ore ci furono cannoneggiamenti su tutta la città e il terrore generale che quella situazione provocasse danni irreparabili era sempre più elevato. Per saperne di più su questo e altri argomenti, il Risorgimento. La storia, le testimonianze e le immagini della nostra epopea risorgimentale. Il Risorgimento. Da domani a 12,90 € in più. Con Repubblica o l'Espresso. Per quanto si svolse in modo doloroso, segnò per Milano l'inizio di una nuova epoca. Liberare le strade dal giogo di quei militari stranieri con 5 giornate di rivolta popolare resta forse la vicenda più entusiasmante della storia di Milano. Ancora una volta, la rivoluzione dimostra che i grandi eventi che hanno dato una nuova alba all'Italia hanno visto come artefici di quelle metamorfosi i cittadini, gli italiani, i lavoratori semplici a cui deve essere attribuito il merito di aver creato una nazione, ancora oggi dalle molte contraddizioni, che però, senza cadere in ridicoli patriottismi, può vantarsi di avere un popolo combattivo. La storia del Risorgimento, sia pure con assetti politici completamente differenti, sembra quasi essersi ripetuta molte volte nello spingere i cittadini di questo paese a resistere contro il nemico. Viva l'Italia! Italia liberata, Italia delle valze, l'Italia del caffè. Real Trust torna domani con un'altra storia. Una storia vera, raccontata in un'ora a tempo di musica, a tempo di Roberto Molinaro. Story writer Michele Piumaiuta, leading voice Nanni Venditti, editor Alessandro Bufalo. Il Risorgimento, da domani a 12,90 € in più con Repubblica o l'Espresso. Questa storia e questa tracklist sono disponibili sul blog di Roberto Molinaro su m2o.it.